qui tra queste mura, in questo cortile D'Annunzio non può non essere celebrato all'interno poi di una manifestazione anche così articolata come questa festa della rivoluzione. Celebriamo però non solamente il D'Annunzio che è stato protagonista delle vicende legate all'eremo d'annunziano che ci ospita, ma un po' ho deciso di fare un piccolo percorso della prima parte, dall'adolescenza, dalla tarda infanzia, adolescenza di D'Annunzio, fino all'esperienza fiumana, che è quella che poi celebriamo effettivamente. Quindi ripercorreremo le tappe principali, insomma, della sua opera d'arte, che è stata la sua vita, che è stata, ne ha fatto, come dichiarava lui stesso, un'opera d'arte, attraverso le vicende amorose, letterarie, poetiche, anche quelle di natura politica e non da ultimo belliche. Poi ci sposteremo in serata, saremo al Teatro dei Due Pini, sempre qui a San Vito, invece per proseguire con questa cavalcata, raccontando la seconda e ultima parte della sua vicenda inimitabile, addentrandoci un po' meglio sulle questioni fiumane, su come sono nate, come sono evolute e purtroppo come si sono disperse. Un grande successo la manifestazione, la celebrazione voluta fortemente dall'Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo, ecco che ci ha visto all'unanimità tutti d'accordo per portare avanti questa iniziativa. Io credo che facendo adesso una somma di quelle che sono state appunto tutte le iniziative su Pescara, abbiamo ottenuto un grandissimo successo, tanta partecipazione, tanti cittadini, i giovani per la prima volta hanno detto ci avete fatto conoscere chi è veramente D'Annunzio, il nostro motivo di orgoglio, un grande eroe della nostra terra che a mio avviso è stato sempre poco valorizzato. Ecco, questi sono posti stupendi, posti che purtroppo i cittadini abruzzesi conoscono sempre poco. Grazie, ecco, all'intervento prepotente e imponente della politica siamo riusciti a farli conoscere. Sono venuti centinaia, migliaia di cittadini a Pescara, grandi artisti, abbiamo portato sul palco grandi attori che ci hanno raccontato le gesta di questo grandissimo abruzzese che ha portato alto il nome dell'Abruzzo, dell'Italia in tutto il mondo. Ecco, dobbiamo essere fieri ed orgogliosi e io continueremo sicuramente, noi daremo tutto il nostro contributo per continuare queste iniziative che stanno valorizzando e facendo conoscere la nostra terra anche nelle altre regioni italiane. Devo ricordare che diversi quotidiani anche nazionali hanno parlato di questa iniziativa di Pescara, ecco, è per la prima volta. Torneremo sicuramente a coinvolgere i comuni, un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale di San Vito Chietino e a tutte le amministrazioni che vorranno ospitare questi eventi. Noi siamo a completa disposizione come Regione Abruzzo e come Assemblea Legislativa Abruzzese.